Per questa frittata fantastica prometto che vi farò fare meno fatica possibile. Sporcheremo soltanto una padella e non vi farò nemmeno fettare gli asparagi. Buon appetito! Ci basterà accorciare il gambo. Potete giusto eliminare un po' di scorza dal gambo con un pelapatate. Per gli asparagi sottili non c'è bisogno di fare altro, per quelli un po' più grossi vi basterà tagliarli in due e in lungo. Direi che con gli altri ci siamo. Padella antiaderente, faccio un bel giro d'olio, un paio di spicchi d'aglio in camicia e dentro gli asparagi. Cosa vi avevo detto? Neanche la fatica di tagliarli, neppure quella di sbollentarli. Una salata, li salto per insaporirli bene e poi con il coperchio, continuando a scuotere di tanto in tanto, lascio cuocere a fiamma media per 5-7 minuti. Nel frattempo sbattiamo le uova. Le insaporisco con sale, pepe e un po' di formaggio. Quando gli asparagi risultano così belli teneri e insaporiti, posso rimuovere l'aglio. Aiutandomi con una pinza vado a disporre gli asparagi in un solo strato. Copro con le uova sbattute. Con una spatola vado ad arrotondare leggermente la forma della mia frittata. Questo continuerò a farlo di tanto in tanto. Poi copro con il coperchio e lascio cuocere per circa 8 minuti. Quando la superficie della frittata risulta così rappresa, possiamo girarla. Per farlo la lascio scivolare su un piatto, dopodiché con un gesto sicuro la ribalto di nuovo in padella. Da questo lato saranno sufficienti un paio di minuti senza coperchio. E la frittata è fatta! La completo con erbette aromatiche a piacere. Io l'assaggio. Guarda qua. E che cosa avevo detto? Tanto facile quanto buona. Buon appetito!